Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Cicciola, lo abbiamo conosciuto in un servizio girato dalla nostra Elena Testi. Maurizio Pirulli, oltre ad essere un ex assessore, è un architetto. Uno quindi che conosce bene sia l'isola, sia in qualche modo l'edilizia dell'isola, cioè tutto quello che è stato fatto o non fatto. E nel frattempo voglio ricordare che ad Ischia si continua a scavare nel fango. A questo punto mancherebbe il recupero di quello che immaginiamo possa essere a questo punto soltanto il corpo di un'ultima dispersa, diciamo, perché manca solo una donna in questo conteggio terribile, e altre tre persone invece sono state trovate tra questa mattina e il primo pomeriggio. Maurizio Pirulli, buon pomeriggio. Buonasera. Buonasera da casa Micciola. Da casa Micciola. Senta, ha notizie ulteriori sulle evacuazioni? Perché gli edifici interessati, ha detto Musumeci, dovrebbero essere 900. Quindi parliamo di circa 2000 persone. Io penso che qui stanno perdendo il senso della ragione, perché è assurdo quello che vogliono fare per un po' di pioggia. Hanno la litoranea che serve l'ospedale, quindi che serve tutta l'isola, l'hanno transennata per non procedere alla somma urgenza per metterla in sicurezza. Ora vogliono fare questa depurazione di massa, che poi dove metteranno tutta questa gente io non lo so. Però secondo me stanno dando i numeri. Ho capito, cioè lei dice ogni volta che piove allora da questo momento in poi che facciamo? Li deportiamo in massa? Mi pare che questo sia il suo ragionamento, no? Sì, praticamente questi grandi che stanno pensando questo. Quando si sanno benissimo quali sono le situazioni a rischio, fare un'ordinanza di sgombro fin quando mettono in sicurezza determinati fabbricati, punto. E poi c'è la zona rossa, che giustamente deve essere libera a prescindere dalla pioggia. Aspetti, che purtroppo non abbiamo un buon collegamento, architetto, però la domanda gliela faccio dritta, sperando che lei riesca a sentirmi. Cioè lei ritiene che 900 case siano un'esagerazione, mentre andrebbero magari anche abbattute delle case nelle zone nelle quali proprio non si poteva costruire? È bloccato il collegamento. No. No, non ho detto questo. No, le sto chiedendo appunto per capire qual è la soluzione. Niente, abbiamo difficoltà con il collegamento. Dopodiché, Flavia, 900 abitazioni, dicono. Quindi circa 2000 persone a prendere e spostare. Se noi facessimo il conteggio su una scala nazionale delle aree a rischio italiane, io penso che dovremmo forse trasferire milioni di persone. Il paese lo prendiamo e lo spostiamo da un'altra parte. Ma proprio il rischio idrogeologico in Italia, legato in parte all'abusivismo, ma in larghissima parte alla scarsa manutenzione del territorio, riguarda un numero grandissimo di comunità. Ci sono due aspetti, poi, cioè gonfiare i numeri, allargare le emergenze, fino adesso e storicamente è servito a non farne niente, perché quando tu dici abusivismo dovremmo abbattere 10.000 case, è ovvio che non si farà, perché non ne abbatterai neanche una. Io penso che sarebbe più ragionevole, non sono un'esperta in questo settore, ma da quello che abbiamo tutti letto, lì uno dei problemi ad esempio è l'occlusione di questi invasi che fanno scaricare la pioggia verso il mare. Forse sì, quella che viene chiamata la mitigazione del rischio idrogeologico, combinare a pulire dove devi pulire, per le demolizioni di ciò che è impossibile mantenere, con una cura del territorio differente da quella che abbiamo fatto in passato, perché se fino a ieri noi potevamo, diciamo, illuderci che i margini di rischio fossero una roulette russa accettabile, con il riscaldamento climatico, con gli eventi estremi che determina, non è più una roulette russa. C'è una ragionevole probabilità di rimanerci sotto. E però, Sarina, credo che la questione stia anche nei tempi in cui tu poi riesci a fare le cose, perché adesso c'è questa allerta maltempo previsto per questo fine settimana.
E allora succede che magari se prima hai sottovalutato o comunque non avevi tutti gli strumenti, non avevi pulito tutto, non avevi manutenuto bene il territorio, adesso dici facciamo così, li prendiamo tutti e li spostiamo. Però è evidente che non può essere così nella normalità, cioè la deportazione di massa, cos'è? Che idea è? No, no. Non può essere così nella normalità, ma non può essere nella normalità che un piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico deciso nel 2018 è commissariato da dopo tre giorni e non è stato fatto nulla, perché noi non dobbiamo combattere soltanto l'abusivismo e la mancanza di manutenzione, dobbiamo aver presente che c'è un cambiamento climatico e con questo dovremo fare i conti, cioè non fa più una, ci sono più piogge, ci sono bombe d'acqua che devastano, quindi i danni, come si diceva prima, non sono soltanto ad Ischia perché il Monte Pomeo va giù perché non ha gli scoli e gli invasi puliti, viene devastata la costa laziale con l'ultima pioggia che c'è stata la settimana scorsa, è devastata da Fregene fino giù a Fondi, quindi voglio dire affrontare il piano del cambiamento climatico è fondamentale, però certo io ho sentito oggi l'informativa di Musumeci, quando Musumeci mi dice un gruppo di lavoro interministeriale, regioni, province, comuni, che si riunisce, fa le proposte, già vedo dei tempi che sì, non biblici, sono che non sono i tempi della risposta a quelle persone lì. Mentre invece, esatto, la risposta deve essere immediata, lavori di manutenzione, sicuramente bisognerà portare via alcune persone, alcune famiglie, perché vedi la casa che è rimasta sul precipizio, cioè non possiamo permetterci che riaccada una cosa del genere e credo che qualunque governo in queste condizioni avrebbe il terrore, ha il terrore della pioggia che ci sarà. No, certo, ma infatti si ha come la sensazione che a questo punto spaventati facciamo delle cose che anche sono un po' curiose, no? Voglio sentire anche Tommaso su questo. Voglio sentire anche Tommaso e poi forse è ritornato buono il collegamento. Tommaso, di cosa stiamo parlando? Tra l'altro non so se sono già passate le immagini che ieri ha girato Elena, era su un elicottero, credo dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, posso sbagliarmi, e si vedono le varie colate, perché c'è quella che ha prodotto i danni che conosciamo, ma si vedono varie colate su quel monte che ha franato evidentemente. E allora ti chiedo, cioè, qual è il punto, qual è la questione? Perché così come non siamo stati in grado prima, la sensazione è che la risposta non sia all'altezza adesso. Sì, ha moltissima ragione Flavia Ferina nelle cose che ha detto. C'è un insieme di cose, una sovrapposizione di strati di storia italiana nell'abusivismo da una parte e nella mutata socioeconomia, no? Il Monte Pomeo, quando Ischia viveva di agricoltura, era lavorato metro per metro quotidianamente, certo. Quindi era capace di smaltire le acque. Quando Ischia diventa turistica, le persone si spostano ad abitare lì perché la parte del mare diventa turistica, e tu hai un insieme di cose che cambiano completamente la natura dell'insediamento e la natura del monte. Ci aggiungi che piove più forte e succede un disastro pazzesco, ma piove anche sulle zone bianche, anzi in questo caso se andiamo a vedere molto nel dettaglio, piove nelle rosse, piove nelle bianche. Allora è chiaro che è inimmaginabile che oggi l'Italia sposti da dove vivono tutte le persone che si trovano nella situazione che stiamo vedendo, perché sarebbe un piano di evacuazione simile a quello per le isole Figi che stanno facendo da qualche anno, perché le isole Figi stanno sprofondando, sarebbe qualcosa di simile. È ovvio che devi andare ad intervenire con delle priorità, devi impedire intanto, e questo in maniera assoluta, che si continui a costruire così, e che la natura venga considerata qualcosa su cui investire solo quando avviene un disastro. Noi siamo il paese delle emergenze meglio risolte, no? Siamo il paese che ha inventato la protezione civile, modello esportato. No, non c'è dubbio, però mondo. Poi ripulire perché? Le briglie non lo facciamo. Perché? Cioè, ma perché questo? L'ordinaria perché amministrazione perché non ci piace. Esatto.
Perché noi ci siamo sempre concentrati su questo, quindi siamo diventati Tommaso, perdonami, ma siccome adesso fai capricci il tuo collegamento, è forse buono il collegamento del nostro architetto, proverei a recuperare lui. Architetto, mi senti adesso? Sì, benissimo. Ok, allora le faccio domande brevi, se può mi dia risposte brevi. La domanda è... ci sono case, a suo giudizio, che andrebbero abbattute subito perché pericolose e perché mettono in pericolo anche la cittadinanza? È sufficiente in questo momento mettere, non so, 100 persone, 200 persone a ripulire le briglie, cioè a fare quei lavori che non sono stati fatti evidentemente? La seconda ipotesi che ha detto. Quello andrebbe fatto. La seconda ipotesi? Dice. Sì, ma andava fatto 10 anni fa. Dopo l'alluvione del 2009. Gli ultimi interventi sono stati fatti in minima parte dal sottoscritto quando era assessore nel 2004. E poi si è più nulla, lei dice. Nell'alluvione del 2009. Com'è? No, dico, e poi più niente. Più nulla. Senta, immagino che i cittadini di Casamicciola siano piuttosto agitati all'ipotesi di essere evacuati, me lo conferma? Lei non ha idea quante telefonate sto avendo da stamattina di persone terrorizzate. Stanno creando un terrorismo mediatico. Questa povera gente, dopo tutto quello che ha dovuto subire, sta subendo delle notizie incontrollate che voi non avete idea. Vivono nel terrore. Ma non hanno anche paura a stare lì se arriva un altro evento atmosferico importante? Ma certamente, certamente. Però loro non sanno, nessuno dice nulla. E poi voglio dire, in determinate zone che ci può essere il pericolo di ulteriori frane, dico dove c'è stato il disastro, ma lì già la zona è stata spopolata completamente. Quindi non vedo perché intervenire in altre zone. Su altre zone, lei dice. Invece di vedere se sono... Senta, assessore, la chiamo così perché assessore si resta, no, la chiamano così. No, non sono assessore dal 2000. No, lo so. Ex assessore, le chiedo da ultimo, prima di salutarla, siccome prima lei diceva una cosa rispetto alla litoranea che porta all'ospedale, me la chiarisca perché non vorrei che poi ci arrivassero insomma puntualizzazioni. Lei dice che la litoranea è stata chiusa, guardi, quella che porta all'ospedale. No, non è stata chiusa, le spiego brevemente. Sì, proprio brevemente. La litoranea è stata oggetto. È stato oggetto di lavori di rete, di contenimento per eventuali frane circa 10 anni fa. Alcuni punti sono franati dopo l'alluvione, stanno riducendo la corsia e addirittura vogliono chiuderla quando in caso di pioggia. Chiuderla significa le altre persone, e c'è l'ospedale lì vicino, non so come dovrebbero andare a nuoto, non lo so. No, architetto, io la capisco, però se poi mentre io passo per andare all'ospedale mi arriva la frana addosso, forse invece di un problema ce ne ho due, cioè delle due l'una. Esattamente, ma esiste l'istituto della somma urgenza e mettere in sicurezza, non transennare una strada importante. Le autostrade si chiudono per un giorno, due, ma poi le mettono in sicurezza. La somma urgenza. Architetto, buon lavoro, mi sa che ci risentiamo nei prossimi giorni. Alessio? E arriva la notizia della prima manifestazione contro la mano.